molimo sada za tijele. Preghiamo adesso per la guarigione del corpo e dell'anima. Gospodine Isuse. Signore Gesù. So che sei vivo e risorto. Credo che davvero sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare e in ognuno di noi che crediamo in te. Ti lodo e ti glorifico, ti ringrazio, Signore, perché sei venuto a me come pane vivo, disceso dal cielo. Tu sei pienezza della vita. Tu, Signore, sei salute di tutti i malati. Stasera voglio presentarti tutte mie disgrazie. Tu sei sempre presente, tu mi conosci, Signore, ti prego, abbi pietà di me. Vieni a me per tuo Vangelo, finché tutti possano vedere che sei vivo nella tua Chiesa oggi, che hai rinnovato la mia fede e la mia fiducia in te. Ti prego umilmente, Gesù, abbi pietà alle sofferenze del mio corpo, mio cuore, mia anima. Abbi pietà di me, Signore, mi benedici e fai che io possa avere guarigione. Ma che possa crescere mia fede e di aprirmi al tuo amore, affinché io nel mondo possa essere testimone della tua potenza e tua misericordia. Guariscimi nel corpo, guariscimi nel cuore, guariscimi nell'anima. Dammi la vita immensa. Questo ti prego per intercessione della Santa Maria, tua madre, Vergine di pietà che stava accanto alla tua croce e ha guardato tue ferite, tu che ci hai dato per la madre. Signore, per tue ferite guarisci i nostri dolori. Signore, anche nel mio corpo si adempie tua volontà. Grazie, Signore. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, alleluia, alleluia, alleluia. Signore, tu non guarisci solo il corpo, tu sei medico dell'anima, perciò stasera ti presento tutte le mie inquietudini, tutti i miei traumi,
rane, tutte le mie ferite per l'anima. Soprattutto voglio che tu guarisci, che sani quello che è causa del peccato. Signore, guarisci tutte le mie ferite dall'infanzia. Da tutte quelle cicatrici all'anima che sono rimaste nella mia vita. Signore, a te sono noti tutti i miei problemi, le mie difficoltà. Stasera li voglio mettere tutte nel tuo cuore, nel cuore del più grande medico, nel cuore del buon pastore. Ti prego, Signore, nella potenza di quella tua ferita aperta al tuo cuore, guarisci tutte queste mie ferite, ferite al mio cuore. Guarisci le ferite nel mio ricordo. Guariscimi da tutti quei sentimenti negativi, in modo particolare il sentimento di solitudine, di abbandono. Signore, stasera voglio tutto donare a te, finché tu porti i governi alla mia vita, mia anima, il mio cuore. Grazie, Signore. Thank you, Jesus. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Signore, io so, fai quello che ti prego, cuore sincero, stasera, madre, che era alle nozze di Cana a Galilea quando mancava il vino, tu hai adempito il suo desiderio trasformando l'acqua nel vino. Cambia il mio cuore, donami cuore generoso, cuore umile pieno di bontà, donami cuore nuovo. Signore, fa che nel mio cuore si fan vedere i frutti della tua presenza, donami i frutti del tuo spirito. L'amore, la pace, la gioia. Fa che su di me scende lo spirito di beatitudine per poter vivere e cercare te ogni giorno, vivendo senza dolore, senza traumi, accanto a quelli che hai messo sulla mia strada. Ti ringrazio, Signore, per quello che fai nella mia vita oggi. Ti ringrazio perché tu sei quello che mi libera. Tu strappi le mie catene e mi dai
la libertà. Grazie, Signore, perché sono tempio del tuo spirito che non può essere distrutto. Ti ringrazio, Signore, per la fede, per l'amore, per la speranza che hai messo nel mio cuore. Sì, benedetto, sì, lodato, Signore Dio nostro. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Dominus vobiscum. In spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.